Intanto devo dirvi che ci tornerò anche quando non sarò più ministro, perché questo è un appuntamento che vede impegnati tantissimi miei amici, non solo della mia parte politica. Potrei parlare dell'onorevole Assenza, del senatore Sallemi, ma dello stesso sindaco, ma è un appuntamento prestigioso perché costituisce ormai da quasi mezzo secolo una vetrina, un luogo di incontro fra domanda e offerta. Ed io credo che la nostra produzione agroalimentare abbia appunto bisogno di vetrine prestigiose per proiettarsi in termini di qualità, e non solo di qualità ma anche di convenienza, per proiettarsi in mercati che non abbiamo ancora conquistato. Del resto questa è la provincia più agricola dell'isola, è una provincia che ha una solida tradizione di produzioni particolarmente specialistiche, e quindi avete fatto bene a riproporre la 49esima edizione ed io ho fatto bene a sentire il bisogno di tornarci. Mi lasci dire peraltro che la sede quest'anno si alterna a quella tradizionale, proprio perché, come ricorderete, voi siete attenti cronisti, qualche anno fa da Presidente della Regione feci la promessa che avremmo restaurato una parte di quella struttura, promessa che di solito sono abituato a mantenere. Io credo che l'agricoltore e quindi l'allevatore oggi debba stare attento a non lasciarsi condizionare dalla moda. Deve coniugare in buona sostanza orgoglio e futuro, l'orgoglio delle proprie tradizioni e la capacità di conquistare il futuro con nuovi spazi di mercato. Guai se noi dovessimo trascurare la razza modicana, che non è solo merce di mercato, è anche identità, è anche cultura, soprattutto per quest'area. Quindi lavorare con la ricerca, con la collaborazione delle università, perché si possa migliorare la qualità della modicana, che ormai deve essere competitiva rispetto ad altre razze non nostre, non autoctone, ma che hanno occupato ampi spazi di mercato, io credo sia un dovere da parte dei nuovi giovani allevatori. Bisogna anche fare i conti con il contesto che cambia, con il cambiamento climatico, con i processi di digitalizzazione nella gestione delle aziende. Diventare competitivi significa non soltanto puntare su una buona qualità, ma significa anche rendere agile e snella la gestione aziendale. Non siamo più all'azienda patriarcale, ecco. Ed io sono convinto che la sensibilità dell'allevatore ibleo in generale stia muovendosi verso questi obiettivi.